Con la cerimonia finale si è ufficialmente chiusa la 32esima Olimpiade ora da Tokyo 2020. Il testimone a cinque cerchi passa a Parigi 2024. È stata un'Olimpiade storica per l'Italia, la migliore di sempre, con un bottino di 40 medaglie, 10 d'oro, 10 argento e 20 di bronzo. L'ultima gioia ce l'hanno regalata le farfalle della ginnastica ritmica. Meravigliose farfalle azzurre che conquistano uno splendido bronzo nella finale all around a squadre dell'ultima giornata di giochi, successo per la Bulgaria, argento, Comitato Olimpico Russo con 90-700 punti. La cerimonia di chiusura è stato Marcel Jacobs, il portabandiera dell'Italia, la cerimonia finale. Uomo di copertina di queste Olimpiadi, l'atleta medaglia d'oro nei 100 metri nella staffetta 4% è entrato nello stadio olimpico sventolando il tricolore, il portabandiera senza delegazioni. Al seguito, una volta entrati nello stadio, si sono schierati in un grande cerchio al centro dell'impianto. Solo successivamente sono entrati gli atleti dei vari paesi, tutti con la bandiera della rispettiva nazione. Alla cerimonia di chiusura era presente il principe nipponico prima della chiusura, Kishino, primo nella linea di successore dell'imperatore Naruhito. Accanto a lui si sono seduti il presidente del CIO, Thomas Bach, il primo ministro giapponese, la governatrice di Tokyo. La cerimonia si è aperta con l'alzabandiera e con l'inno nazionale nipponico. Grande gioia del presidente del CONI, Malagò, durante la conferenza stampa finale a Casa Italia, ha celebrato lo straordinario bottino olimpico degli azzurri.